famiglie, ma dovrebbe riuscire ad arrivare. Avevo chiesto un ordinamento assente, ma dovrebbe essere stata arrivare. Somalia è momentaneamente assente per motivi di lavoro, Tripoli è invece assente, come già avevo annunciato, per motivi di lavoro, è assente per tutta la seduta. Degli assessori sono tutti presenti, tranne l'assessore Bairo, tranne l'assessore Bairo che penso sia malato. Allora, nomino scrutatori. Amaju, Isu, Panero. Grazie. La seduta incomincia con le comunicazioni del sindaco. Buonasera a tutti. Alcune comunicazioni da qui.
che ricordava la guerra 15. E poi segnalerei che è arrivato dal presidente della provincia, Federico Borgne, ha inviato a tutti i sindaci una lettera, una bella lettera in cui ci chiede di ricordare il prossimo 27 dicembre il 70° anniversario della Costituzione italiana, che è stata convocata per l'appunto il 27 dicembre 1947. A proposito, si riporta una frase di Pietro Calamandrei, uno dei padri della Costituzione, che la Costituzione non è una macchina che una volta si è molto avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove, perché si muove insomma ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. E ringrazio anche il presidente Borgne della sollecitazione, raccolgo e inoltre apprezzo quanto il Consiglio Comunale. Mi permetto solo una battuta su una vicenda che attiene alle basi del nostro ordinamento e che tocca direttamente la nostra provincia. Mi riferisco alla tumulazione di Vittorio Emanuele III nel santuario di Vicoforte, avvenuta a Vicoforte. Non ho niente da recepire nei confronti della decisione che è stata presa in nome di una pietas verso i defunti, che non significa in alcun modo una revisione del giudizio sulla persona che ho nominato. Un giudizio che è di netta condanna per la sua complicità con il fascismo, nella sua ascesa al potere, nella crudele guerra coloniale, nelle leggi razziali, nella guerra a fianco del nazismo, nella fuga ignominiosa dell'8 settembre. La nostra Repubblica è abbastanza sana da potersi permettere un gesto simile di pietas. Essa non ha nulla a che vedere con la richiesta avanzata da alcuni dei familiari di tumulazione nel Panteone di Roma, proposta irricevibile, e la tumulazione di Vicoforte le dà una letterale pietra tombale sull'ipotesi stessa. Grazie signor Sindaco per le comunicazioni, ha chiesto la parola al consigliere Panero, prego. Dell'ambito territoriale di caccia CN2 e CN3, in modo
viene anche a finire la mia funzione e il mio incarico. Vorrei riportarvi la lettera del presidente Dalleso Alfonso, che ringrazio per la collaborazione di questi mesi, che con provvedimento appunto 35 del 15 luglio 2017 la regione ha deliberato di commissariare tutti i CA e ATC del Piemonte per 4 mesi, decadendo così l'annullamento del comitato di cui eravamo consiglieri. Ringrazio tutti voi per la fiducia e il supporto che mi avete dato in questi mesi, permettendomi di lavorare per questi ambiti nella futura di presidente. Mi auguro di trovarci tutti alla formazione del prossimo comitato per continuare il percorso intrapreso. Auguro a tutti voi e le vostre famiglie buone feste. Questo può comunicare lo scioglimento praticamente degli ambiti di caccia territoriali. La seconda comunicazione veloce, mi collego e ringrazio le parole del sindaco. Lo scorso 12 dicembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i partecipanti dell'iniziativa La Storia in Bici, un viaggio in bicicletta tra i luoghi più significativi della Prima Guerra Mondiale. Accompagnati dal senatore D'Amico, promotore dell'iniziativa, erano presenti anche tra gli altri, il gruppo era composto da una ventina di persone, il Presidente della Federazione Italiana Ciclismo di Rocco e l'ex campione Gianni Motta, che tra l'altro giro d'Italia. Ero appunto presente anch'io e ringrazio il sindaco, il vice sindaco e tutta la giunta per avermi dato la possibilità di partecipare con l'incarico di rappresentare la città di Bra. Vi riporto in poche parole che mi ha detto il presidente Mattarella mentre mi stringeva la mano, augurando a noi e a questa amministrazione buon lavoro in questo periodo così difficile per gli enti locali. Quindi vi riporto queste poche parole, ma vi assicuro che è stato veramente emozionante poter stringere le mani al Presidente e scambiare queste veloci parole. In quell'occasione appunto abbiamo consegnato al Presidente la maglia commemorativa dell'iniziativa. Ci tengo a consegnarla anche al nostro sindaco, ma parlo al nostro sindaco in modo di rappresentare tutta la città, oltre al libro che mi era stato consegnato dalla pubblica amministrazione di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie. Prego, sì, avvicini pure. Quindi ringraziamo davvero il sindaco e
l'amministrazione che hanno concorso nella realizzazione grafica di questo volume, auguriamo alle atlete ulteriori anni. Spesa di capitolo, ma nell'ambito della stessa ripartizione.
Sul dettaglio, nella commissione avevamo visto quali erano le principali variazioni, le tracce in questo momento, ma a disposizione se c'è bisogno di ulteriori chiarimenti. Grazie Assessore. Consigliere Allasio, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anzi, buongiorno. Allora, riguardo a questa variazione di bilancio, c'era un punto che è stato dibattuto alcune volte in commissione e che con questo ultimo assestamento, che è il valore dell'anticipo di tesoreria, che è passato da valore attuale da 10 milioni di euro a 12 milioni di euro. Mi pare la seduta precedente, sì, perché della variazione abbiamo parlato nell'ultima seduta di due giorni fa, la seduta precedente era anche arrivata, c'era data notizia anche dell'opera di controllo e di richiesta di chiarimenti da parte della Corte dei Conti in riferimento, se ricordo bene, al bilancio 2015 e alle previsioni di bilancio 2016-2018, in cui c'erano alcuni punti a cui l'amministrazione aveva risposto. Uno però era ancora particolarmente interessante, perché era la preoccupazione mostrata dalla Corte dei Conti per l'andamento dell'anticipo di tesoreria, del ricorso all'anticipo di tesoreria a cui fa ricorso il nostro ente. Effettivamente questo ricorso è passato negli ultimi anni dal 2013 a oggi da 2.650.000 euro a gli attuali 12 milioni di euro, confermati anche, vedremo qui dopo, nel previsionale per il 2018, con un'escalation appunto da 2.650.000 euro, previsionale per il 2014 mi pare 4.600.000 euro, poi a consuntivo quasi 5 milioni di euro, poi 7, poi 10 e infine 12. È stato chiarito che l'incidenza per quanto riguarda l'aspetto finanziario del ricorso all'anticipo di tesoreria è limitata ed è circa, a bilancio mi pare siano stanziati 10.000 euro per il previsionale del prossimo anno. Ecco, però questo anche in virtù del fatto che in questo momento si scontrano dei tassi particolarmente bassi e l'aumento dell'inflazione dei prossimi anni potrebbe aumentare questi valori in modo significativo, almeno dal punto di vista percentuale. Riporto una frase proprio del parere della Corte dei Conti, che dice che è sintomatica il ricorso all'anticipo di tesoreria in questi volumi, è sintomatica di persistenti squilibri nella gestione della liquidità, che costituisce importante elemento di criticità nell'ambito di una sana gestione finanziaria, foriera di possibili gravi conseguenze. Questo proprio perché se l'anticipo di cassa, come notato la Corte dei Conti, ha questa progressione e a questi volumi, la parte che diciamo prima, per esempio, finanziaria degli interessi relativi incomincerà ad avere un'importanza sempre più elevata. E nella sentenza, dopo la risposta del nostro ente alle rilevazioni della Corte dei Conti, la Corte dei Conti ci ricorda che l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto.